Oh, eccoci qua, belli siete ragazzi, buonasera a tutti, bentornati qua sul canale in questa nuova live Inter Milan, anzi Milan Inter, e andiamo con i pronostici. Vinci 1-0 per il Milan. 1-0 Milan. Andre 2-1 per chi? 2-1 per il Milan. Carla 3-1 per il Milan. 3-1 per il Milan e io dico un bel 1-1. Rimango abbottonato oggi. Ragazzi, partiamo con le formazioni. Maignan in porta, Florenzi a destra, Tomori Romagnoli in mezzo, Hernandez a sinistra, a centrocampo Benassere che sì, Salemaker, Krunic, Leao sulla tre quarti, dietro a Giroud. Perciò non rientra ancora Ibrahimovic, non sapremo più se lo avremo tra noi comuni mortali, e vedremo un po' come andrà a finire. Partiti ragazzi, belli siete. Comunque hai iniziato bene. Perché bravo a tenere palle, bravo. Bravissimo, grazie. No, Leo! Ma no, Leo, c'è cioè, se stoppa la palla, dribbla in porta! Primo stop, non mi ricordo. Non è riuscito ad approfittare della situazione che poteva essere ora di Fiorenzo. Bello, bello, Per l'inserimento di Krunic. E a fare rispetto, aveva sorpreso le spalle e centrocampista. Si è girato. E quindi anche lui. Sulla ribattuta, che cazzo la passi in mezzo? No, ma io lo vedo male sto verbo, ma giochi bene e va a finire. Oggi è una brutta giornata, oggi fai come hai fatto loro l'ultima volta, domini tu e poi te la vengono loro. Questa è una palla che non puoi dare se Cruz. Ma poi basta che la metti anche in mezzo. Ma la messa in mezzo la male, dico. No, qua lui ha tirato, se la mette in mezzo, lui ce ne sono tre. Ma lui è tornata a lui. Sto dicendo se la mette in mezzo prima del tiro. Skriniar! Skriniar qui! Impazzito oggi, ancora il centrocampista croato che resiste alla pressione. Ma se n'era andato, Leao, se n'era andato. Si sta per Leao contro la sabbia, ora per sviluppa la ronda. Mamma mia, non c'è, vai! Vai, mettila! Salamangers, pronto a cross, passo. Ma che non c'è! Alza il pallone! Ma scusa, ma c'è Giroud che è bravo su questa, perché non alza il pallone? Sì, però non è capace di spingere su Krunic. Arbitro! Arbitro! Ma tu hai visto com'è entrato Skriniar? Ma scusami, ma è un'entrata che si può fare? Ma dai, ma cazzo, ma dai dietro, ma che pe... Ma lui lo sa pure! Ma guarda te, oh! Cioè, gli ha dato una spallata da dietro la schiena, non è mica spalla contro spalla questa, scusa, Sì, però, piano piano non puoi pensare che tutta la partita giochi meglio di loro, poi prima o poi usciranno, devi castigare quando... Benassere, sulla posizione, spinto da Tomori... Basta, e va bene tutto, ma dai, ma basta sbagliare i passaggi, cazzo! Partite naturalmente, audio studio, interviste con i nostri giorni per De Frey. Giroud, dagli la prima senza provare lo stop. Finisce 0-0 il primo tempo. Fine primo tempo, ragazzi. Però abbiamo visto un bel Milan, bisogna concretizzare. A dopo. Mettete like. Bene, 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 ragazzi, sta iniziando il secondo tempo, sono tutti pronti. Partiti! È iniziato il secondo tempo con la fischia dalla parte opposta per Leao che può entrare a caricare il destro. Madonna, che parata anda! Incredibilmente freddo Perisic, cioè a controllare il pallone da allontanarlo. Che parata ha fatto! Altro cross verso il giro. Oh, arbitro! Ma scusa, aveva l'abbracciato! Brozovic
fate vedere, per favore! Di qualche istante fa con il contatto tra... Ma scusatemi, ragazzi! Ma è rigore netto! Beh, l'abbraccio c'è, eh. Guarda, guarda che a un certo punto non guarda lì. Ma come ha rischiato? Ma è rigore! Poi ha cercato di difendere la posizione... Ma non lo chiama, è rigore netto! È caduto a terra, insomma, situazione... Ma scusa, ma è uno scandalo! Andate a fare in culo, dai, meritate di non vincere sta partita. Ma la porta, ma è possibile sbagliare sempre? Corto su dalla tre quarti metterla su. Per il culo. Ma io non ce la faccio più, se le mai che butta la palla a casaccio. Antanovic, Cecco. Tomori in anticipo. No! Che poi va a disturbare l'uscita di Magnani, che riesce a intervenire in anticipo. No, no, te l'hanno spezzato. Quello te l'ha spezzato. Ma basta, è finito, guarda come è entrato, questo è da espulsione, guarda come entra. Teo Hernandez. Ma chi l'ha dato per essere? Tu per posizione centrale. Sembra un cervello. Sì, che sì, non è... Mamma mia, oh che sì, però svegliati, eh! Bene, sai, passi. Ma quanto aspetto? Vai. Ma che sbaglia, porca miseria! Già mettere il piede! Applaude il disinto Messias che passa! Ma me l'ho visto girare a po' di biliardo io! Ma a parte che... Ma lì è da sei, Rebic continua a sbagliare. Rebic lì doveva tirare, non doveva ridargliela a... Sì, hai ragione. Dà l'impressione di andare un altro... Sì. Doveva tirare via Giroud anziché Leao e metteva Rebic al posto di Giroud. Non l'ha fatto, per me doveva far quello. Perché per Giroud a quell'età è giusto che si riposi, non Leao. Leao, scusa. Anche perché Leao è l'unico che ti può creare sempre la superiorità numerica, il dribbling, le cose. Anche perché oggi stava giocando proprio bene Leao. Sì, stava saltando in un modo screener. Da fine settembre. Poi adesso che c'è Darmian. La freccia rossa tra Milan e Inter finisce. Finita ragazzi, 0-0. Bene, l'importante è non aver preso gol, che sennò diventava difficile. Ciao ragazzi!